pillole di saggezza per la nostra risposta immunitaria. Il periodo Covid ci ha veramente messo davanti al nostro sistema immunitario. Abbiamo bisogno di un sistema immunitario ben funzionante e dobbiamo stare attenti perché ci sono tante condizioni nutrizionali che possono migliorare o peggiorare la nostra risposta immunitaria. Proviamo a conoscerle. Intanto, mangiare male e anche mangiare molto poco non aiuta il nostro sistema immunitario. Deficit nutrizionali importanti, sia qualitativi, perché non introduco certi alimenti mai, o quantitativi, non ci aiutano a rispondere bene. Quindi noi dobbiamo essere pronti a una risposta immunitaria efficiente. E ci sono anche altre condizioni che non aiutano la risposta immunitaria. Per esempio, uno stress ossidativo importante, introdurre alimenti che sono molti zuccheri, molti grassi animali tendono a produrre uno stress ossidativo e invece noi dovremmo introdurre antiossidanti che sono quelli che migliorano la nostra risposta immunitaria. Il nostro microbiota è importantissimo sia per la risposta immunitaria sia per uccidere, diciamo, alcuni agenti patogeni che noi abbiamo a livello intestinale o a livello anche orale o a livello delle mucose che comunque hanno un'apertura all'esterno. Quindi è chiaro che noi dovremmo essere molto attenti anche al nostro microbiota e in questo senso un'alimentazione equilibrata che sia ricca per esempio di cereali, ma cereali soprattutto di tipo integrale, che sia ricca di antiossidanti, quindi frutta e verdura in abbondanza, ci aiuterà molto a mantenere un sistema immunitario efficiente. Ricordiamoci che ci sono alcuni microelementi come lo zinco, il selenio, oppure vitamine come la vitamina B6, la vitamina B12, la vitamina C, la vitamina A e la vitamina D, che tanto abbiamo imparato in questo periodo essere rilevante per la risposta immunitaria, che devono essere presenti nella nostra alimentazione e che ci devono aiutare proprio ad avere una risposta immunitaria perfetta nel momento in cui un microorganismo entra nel nostro corpo e noi dobbiamo difenderci.